È un castello gonfiabile, Roly. Un castello gonfiabile? E a cosa serve? Beh, per saltarci sopra, Tug. Non è vero, Duggy? Oh, uff! Ah, è il distintivo del salto. Potresti insegnare ai lupetti come si salta, Duggy. Uff! Ci sono molti modi in cui saltare, lupetti. C'è l'uccello, la stella marina, la palla, la medusa, il dormiglione e... il porcospino! Oh, questo non lo conoscevamo. No, c'è un porcospino! Pino il porcospino! È ricoperto di aghi, finirà per bucare il castello! Woof! Scusa, Pino, non vogliamo bucare il nostro castello gonfiabile. Sì, sì, come vuoi. Non entrerò nel castello gonfiabile perché sono spinoso, insomma. Loro che ne sanno? Non è giusto! Che nuccia! Oh, woof! Torniamo in superficie! Sì, stiamo seguendo... l'acqua! Viene succhiata lungo le radici fin sopra il tronco dell'albero. Ma l'albero non è bagnato! Perché l'acqua è all'interno dell'albero, protetta dalla corteccia. Cos'è la corteccia? Il ruvido legno che indossano gli alberi. Indossano? Come una specie di armatura? Oh, wow! Che cosa sono questi? Insetti. Che cosa stanno facendo? Alcuni di loro raccolgono le foglie dalla cima dell'albero, mentre altri vivono lassù. Vivono davvero sull'albero? Sì, un mucchio di animali. Fanno come questi picchi. E a te piace vivere su quest'albero? È uno dei migliori in giro. E cosa fanno questi scoiattoli? Si stanno preparando la cena. Gli alberi provvedono al cibo per tanti animali. Alcuni alberi fanno le noci, altri le bacche. Alcuni alberi fanno i frutti e altri addirittura le noci di cocco. Wow! Ci sono così tante foglie! Il che è un bene, Betty, perché sono molto importanti. Le foglie assorbono i raggi del sole, i quali li aiutano a crescere e purificano l'aria per farci respirare meglio. Possono diventare cibo per alcuni animali e offrire riparo dalla pioggia o dal sole. Gli alberi sono la casa dei ragni e dei pipistrelli e di ogni tipo di uccello, i quali possono vivere nello stesso albero per tutta la vita. E ogni albero ha il suo diverso tipo di foglia. Alcuni alberi perdono tutte le foglie in autunno. Oh no! E quando arriva la primavera ne crescono di nuove. Fanno la loro comparsa come piccoli germogli, poi crescono e crescono finché non ritornano come erano prima. Le foglie sono fantastiche! Lo sono davvero! Quest'albero è altissimo! Lo è, Tug! Dalla sua cima si può vedere per chilometri! Oh! Uff, 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 uff! Proprio così, Duggy! L'acqua che beviamo ha origine nel mare. Ah, il mare! È così grande! È blu! È ondulato! È bagnato! Sì! E così è questa l'acqua che beviamo, Duggy? No, Tug, non è pronta per essere bevuta. E quando sarà pronta, Duggy? Beh, prima il sole deve fare il suo lavoro.
il sole. Quando il sole riscalda il mare, piccole gocce vengono fuori e salgono verso il cielo. E indovinate un po' in che cosa si trasformano? Uccelli! No, Rolly, si trasformano in... nuvole! Uff! Wow! Guardate, lupetti! Siamo delle nuvole! Siamo così soffici! E leggeri! Ci muoviamo! Ma non si possono bere le nuvole, Daggy! Hai ragione, Tag, ma dopo un po' di tempo le nuvole non riescono più a trattenere le piccole gocce e così le devono lasciare andare. E l'acqua ricade a terra. Ora siamo pioggia! Io adoro essere la pioggia! Tra poco faremo splash! Sì, Happy, la pioggia cade e forma... un fiume! Sì! Il fiume scorre giù per la collina! Sì! Tipo così! Sì! Sì! Splash, splash, splash! Oh! E poi l'acqua continua a scorrere dolcemente fino a raggiungere... un lago! È qui che si trovano le balene? Oh, wolf! Non rimbalzano sull'acqua! Oh, wolf! O sulle meduse? Oh, wolf! E gli insetti con i secchi? Oh, wolf! E come arriva fino al rubinetto? Lo so io! Davvero, Rolly? Sì! Con una grande cannuccia! Beh, in un certo senso è così, Rolly. Cosa? Oh, wuff, 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 oh, wuff! Vedete, l'acqua viene risucchiata attraverso un grande tubo che va... su e giù, di qua e di là. Fino ad arrivare al... rubinetto! Wow, l'acqua è fantastica! Sì! Quasi arrivati al lago, Daggy! Oh, wolf. Vuol dire che rimarremmo intrappolati nel traffico per sempre? Se solo Daggy avesse un distintivo che ci potesse aiutare! Intendi come questo qui? Sì, ma certo! Daggy ha il distintivo del traffico! Lui sa che cosa fare! Ah, ottima idea, Daggy! Prenderai una scorciatoia per evitare il traffico. Sì! Ci muoviamo! La A303 non è la via più diretta, Daggy? Oh, uff, uff. Oh, sì, mi ero dimenticato della tangenziale dell'alveare. Oh, uff. Credo che abbia avuto un guasto. No, 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 le mie splendide ananas! Che disastro! Te l'avevo detto di rallentare! Ciao! Che cosa ti è successo? Ero diretta al lago tropicale per vendere le mie rinfrescanti ananas! Ma il mio splendido alligatore ha urtato un sasso e la sua coda ha fatto pop! E le mie ananas sono finite dappertutto bloccando la strada! E non posso pulire la strada tutta da sola! Ti aiutiamo! Oh, sì, 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 sì! Grazie mille, lupetti! Ora potrò vendere le mie deliziose ananas a... Lago Tropicale! Sì! 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 Sì!
venduto tutte le mie ananas! Obrigada! Grazie mille! Non sono stati bravi oggi i lupetti, Daggy? Ben fatto, lupetti! Ora avete il distintivo del traffico! Sì! Uff! No, non manca tanto ormai! Stiamo andando lì? 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 No, ma è giusto al di là di questa galleria. Non ci dovevi portare in un posto... speciale? Sì, questo è il posto speciale per il picnic di Daggy. Oh! Beh, immagino che sia piuttosto pittoresco. Panini con la marmellata fatta in casa. Che buoni! Sì, sono davvero buoni. Daggy fa i panini migliori del mondo. È delizioso anche il succo di mirtillo. Bagno? Bagno! Splash, splash, splash! Non insuperti troppo, Happy! Vieni, mamma, qui dentro si sta benissimo. Non troppo in alto, Norrie. Betty, quelli sono... uccelli beatboxer dal becco grande! Non ne avevo mai visto uno prima d'ora! Che scoperta! Te l'avevo detto, mamma! Oh, sì! Si sta davvero benissimo! Non è così? Non è niente male! Più in alto! Sì, così! Più veloce! Oh, Daggy, questa è la miglior scampagnata di Sam! È ora di tuffarsi! Ah, ma quello è il distintivo della piscina gonfiabile! E l'hai ricevuto per aver giocato in piscina comportandoti bene? Va bene, lupetti, uno alla volta! Ricordate, non si corre sul bordo della piscina. Niente acrobazie. Non si mangia. Niente tuffi. Niente schizzi. No, 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 niente spinte. Niente... sì, va bene. Adesso vi siete rinfrescati come si deve? C'è giusto il tempo per un'altra cosa. Un Daggy abbraccio! Oh! Daggy abbraccio!